Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 54esimo episodio della nostra Master League con la Roma, signori. Viaggiamo sempre più il sogno scudetto, signori, isperato in questa prima stagione in Serie A, ma ci stiamo riuscendo, signori, ci stiamo riuscendo con una squadra che abbiamo modificato in tutti i ruoli, praticamente, tranne due. Però diciamo che l'obiettivo è arrivare fra le prime 8. Siamo primi a 9 punti di vantaggio sulla Lazio, dico, secondo me. Non, sono scaramantico, quindi non mettiamo il carro davanti a voi, però, signori, abbiamo fatto un'ottima stagione. Detto questo, prima di partire dal video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, e vi ricordo di iscrivervi sempre al canale e vi auguro anche una buona domenica. Detto questo, signori, ho letto tutti i vostri commenti, sono contento che vi piacciono, diciamo, i movimenti di mercato che faccio secondo i vostri suggerimenti. Mi avete dato tante idee per quanto riguarda le varie riserve da andare a comprare. Però attualmente abbiamo 30 punti, quindi mi risparmierei qualcosina per aspettare un attimino come evolve la situazione. E in panchina mi avete suggerito vari giocatori, soprattutto per la difesa, o Desailly che l'avevamo vista l'altra volta, o Gallas che se non ricordo male è nel Marsiglia. Sì, Gallas, che comunque è anche un buon giocatore. Dovrebbe essere lui Gallas, sì, non è lui Gallas, sì. Scusa, fatemi andare un attimo alla Francia perché mi è venuto un dubbio epocale. Lizarazu, Barthez, Blanc, Lizarazu, Thuram, questi li abbiamo già comprati. Dove cazzo lei Gallas? Non c'è manco, non è manco nella Francia Gallas. Questa cosa mi sta scioccando. Comunque signori, oggi non è giornata di mercato, abbiamo fatto l'ottimo acquisto settimana scorsa, sì, scorso video con Saviola e per ora ci teniamo lui, signori. Detto questo, non perdiamo altro tempo, partiamo con il video e scendiamo in campo. Pronti e carichi, signori, riuscissimo a portarci a casa un'altra vittoria anche oggi, sarebbe tanta roba. Mi avete detto che Semao come terzino è inutile, dovremmo rimettere Jorni, signori, ma state tranquilli che se dovesse arrivare lo scudetto, sulla fascia sinistra arriverà un giocatore che dalla prima puntata che voglio, dal primo episodio che voglio prendermi, che è Roberto Carlos, signori. Se arriva lo scudetto noi ci regaliamo Roberto Carlos e Ronaldo, sappiatelo, quindi sappiate che saranno i due acquisti che andremo a fare sicuro per fare un'altra stagione che faremo l'anno prossimo per devastare completamente tutto e tutti. Se metto utente tu mi trovi qualcosa? Sì, però è già una buona base di modifica praticamente. No, facciamo solamente un piccolo. Devo nuovamente risalvare tutta quanta la squadra, signori, perché ogni volta è una gran rottura di scatole. Dovremmo modificare tutto, però è bello perché stiamo così a chiacchiera. In tutto questo, signori, sì, vi confermo che se dovessimo vincere lo scudetto quest'anno nella prima stagione, penso che sì, ne faremo un altro campionato in cui sicuramente andremo a prendere questi altri due giocatori per devastare il campionato, oppure potremmo andare a ricomprare tutti i giocatori della squadra iniziale, nella squadra iniziale, e cercare di rivincere il campionato con i giocatori base della squadra. Un'impresa epocale che non mi riuscirebbe mai nella vita. Però, signori, potremmo provarci. Non è detto che potrebbe essere un'idea per cambiare un pochino le carte in tavola. Allora, intanto cambiamo mezza squadra. Chi cazzo la sto sostituendo io? Stromer, che è ok, quindi ci deve andare Babangida, Giorni. Andiamo a mettere a posto di Espimas. Facciamo così. Posto di Miranda. Oggi vi sorprendo, signori. Mettiamo Saviola. E invece di Totti facciamo giocare Stojkovic. Dietro Henry. Vediamo. Diamo fiducia a Stojkovic. Perché, come avete scritto nei commenti, che la cosa mi ha fatto molto ridere. Non ha perso il lavoro Stojkovic, signori. Stojkovic è ancora un membro di questa squadra. E ce lo portiamo avanti. Ce lo portiamo avanti. E oggi torna in campo, signori. Oggi torna in campo perché deve dimostrare di essere pronto e carico, signori. Nonostante sia arrivato un Saviola che era soprannominato la formica, la pulce. Ma cazzo, la bella che l'avevo letto. L'avevo letto come era soprannominato Saviola, ma me lo sono completamente dimenticato. Però spero succeda, signori. Nella vecchiaia, nella vecchiaia Babangida gli faccio fare un volo, mannaggia. Partito troppo carico. Babangida è partito troppo carico. Borussia Dortmund, scontro che l'anno scorso ci ha fatto penare tante volte, anche se in una delle tante partite l'abbiamo battuto 4-0, se non ricordo male, o anche di più. Quest'anno il Dortmund se la sta vedendo un poco pietre pietre, come direbbero quelli bravi.
perché giustamente è ultimo in classifica dopo che l'anno scorso è salito con noi dalla serie Ivanov, grandissimo, grandissimo Ivanov, è salito dalla serie B insieme a noi al primo posto, se non ricordo male, perché noi siamo arrivati secondi l'anno scorso. Sì, l'anno scorso noi siamo arrivati secondi. Attenzione, Saviola, Saviola, grandissimo momento di Saviola che manda porca miseria infame. Ah, mi avete suggerito anche Shevchenko che dovrebbe essere più veloce di Ronaldo. Non lo so, signori, a me il sogno è il fenomeno, c'è poco da fare. Henry, che giocherella, poi la butta al centro e non ci sta nessuno, giustamente. Davids riesce nell'anticipo? No. Mi avete suggerito il buon Sheva, che dovrebbe essere addirittura più veloce di Ronaldo, questo non lo so. Saviola, Babangida, Henry, Stojkovic, che è lentissimo, però va bene. Certo, un bell'attacco a due con Henry e Ronaldo. È che dovremmo realmente lì, a quel punto dovremmo sacrificare qualcuno, signori. A quel punto c'è da sacrificare qualcuno. Poi diventerebbe una squadra di troppi attaccanti, come il Real Madrid di qualche anno fa, che erano tutti praticamente, c'erano Beckham, Zidane, Raul, Ronaldo, chi più ne ha più ne metta, praticamente erano tutti attaccanti fenomenali. È una squadra volta proprio all'attacco. Babangida intanto non ci sta, Babangida fa di tutto, Babangida non vuole perdere il posto. Mannaggia, serie di batti e ribatti. Henry la riporta dentro, parla ancora per Babangida che vede lo spiraglio. No, dai, cazzarola, ma porca miseria. Ormai giochiamo in scioltezza, signori. Impressionante questo. No, sì, troppa scioltezza, però. Troppa scioltezza. Troppa scioltezza. Abbiamo dei fenomeni oramai, signori. A parte Valeri, che comunque si è confermato un gran giocatore. Bravissimo, Cafu, gli fa il pezzo. Davids, Saviola, Saviola, con calma, la tiene lì. Saviola per Jorni, che riesce ad andarsene. Jorni cerca Stojkovic, che cerca Henry, che... No, Henry mio, ma porca miseria. Stojkovic le ha dato una gran palla. Saviola per Henry, che vede il movimento di Babangida in netto ritardo. Balbamba ci prova. Signori, scusatemi, non volevo dire, ma è il Bayern di il Borussia Dortmund, ultimo in classifica. Dovremmo perdere punti giusto contro il Borussia Dortmund. Dico, abbiamo battuto le potenze. Grande, lancialo, grande, lancialo di nuovo. Ma io sono tutto cretino. Io sono tutto cretino. Ah, volevo fare il gol della M, come si suol dire. E, grande Valeri, tieni fisicamente. Valeri ha conquistato tutta la curva romana, signori. Saviola, 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 Penarri che cerca Stojkovic. Grandissima la giocata di Stojkovic, che poi però si emoziona. Gli era riuscita una cosa buona ed si è emozionato. Davids, grandissimo recupero di palla per Babangida che se ne va. Cioè, il nostro gioco è cambiato, signori, rispetto a qualche episodio fa in cui giocavamo. Saviola, Saviola, mannaggia! In cui giocavamo semplicemente con Babangida sulle fasce, incursioni in aria e il tiro in porta. Adesso diciamo che gioca un po' tutta la squadra, e questa è una cosa bella. Semau, grandissimo Semau, che però devi levargliela. Grande Semau due volte. Semau che ha perso la titolarità su quella fascia. Tutti lo criticano, tutti lo criticano. Ma Semau vuol far vedere che è ancora il giocatore che tutti conoscono. Semau, no, ha preso una spallata. Grande Semau, grande Semau, ha preso una spallata. È volato, ha fatto 8.000 capriole. Però l'arbitro non ci ha dato fallo, non ci ha dato niente. Non... No, Davids mio. Porca miseria. Giallo per Davids. Ok, va bene. Ci può stare, ci può stare. Un altro che ha perso la titolarità è Vorlanden, che ci ha salvati tante volte. Buon Vorlanden, messo là come mediano. Da quando è arrivato Davids, praticamente non c'è stata più storia. Oh, bravissimo Davids. Davids, con calma. Davids. Ben Henry. C'era. Ho perso l'attimo per darla a Babangida, ma questa volta non lo perdiamo l'attimo. Questa volta l'attimo non lo perdiamo il Bamba. Poteva farmi il rigore, poteva farmi il rigore, sono un cretino. Attenzione, Stojkovic. No, mannaggia. No, porca miseria, la stavamo recuperando. Bamba, no, signori, cazzarola facciamo. Valeri, pensaci tu. Super Valeri dalla difesa. Mamma mia che l'ho vista brutta, mamma mia che la vedo brutta, mamma mia che la vedo bruttissima proprio, mamma mia. Io ribadisco il concetto di poc'anzi, è il Borussia Dortmund, signori, è il Borussia Dortmund. Attenzione, attenzione, grande la palla di Saviola per Henry, che però gliel'ha allargata troppo. Henry, la controcrossa, che
Che cazzo non la fai? Dormono, signori, Giorni, si libera, Giorni, si accentra, Giorni! Si è capito che ci sono rimasto male per questo tiro di Giorni? Vabbè, bastava che prendesse l'angolino, l'angolo doveva prendere, mannaggia a lui. Non stiamo mettendo in campo Totti, signori, non stiamo mettendo in campo Totti, manteniamo la formazione, diamo ancora fiducia a Stojkovic. Attenzione, Giorni, nuovamente sui suoi piedi! E questa volta trova l'angolo, dai Giorni! Dai così, cazzarola! Cioè, quello di prima era più facile, cioè io non vorrei dire, ma quello di prima era più facile. Questo è complicatissimo. Di esterno sinistra ha trovato l'angolino, bah, contento lui, dico, contento lui, contenti tutti. Giorni 1-0 per la Roma. Roma 1, Dortmund 0. No, attenzione. No. Babangida torna per recuperare il pallone. Mamma mia, gli dà una spallata e butta la palla fuori. Intervento un po' irruento del Bobamba. Bravissimo, Valeri. Valeri per Davids per Cafu. In scioltezza la Roma. Lanciato Babangida che parte come un treno. È partito il Bamba. È partito il Bamba che non lo fermi. È partito il Bamba. Parte il traversone. Perché non riesco a trovare mai l'uomo giusto. Va bene, calcio d'angolo. L'uomo giusto per colpirla di testa. Perché forse sbaglio qualcosa. Saviola, il nuovo numero 9 della Roma. Per Giorni. Per Babangida che riceve. No, Thuram. Non è pronto con i riflessi e non trova. Attenzione, Saviola lancia Stojkovic che inquadra la porta. Stojkovic. Mannaggia, bello il passaggio di Saviola che ha aspettato proprio la partenza del compagno sul filo del fuorigioco. Solo grandissimo Cafu per Henry che rimanda ancora il Bamba su quella fascia. Il Bamba la dà dietro per Henry che era arrivato al rimorchio. Tentata subito la conclusione. Attenzione con Davids, signori. Non facciamo cretinate con Davids. No, ma se. Ivanov mio! Ma come io dico che ti voglio tenere e tu mi fai queste paperate terribili? No, non ci posso credere, signori. Non ci posso credere. Che cosa ho appena visto? Cioè, Ivanov si è giocato al pareggio. Ivanov si era giocato il pareggio, signori. Non c'è altra spiegazione. Torna il calcio scommesse. Paperata di Ivanov, terribile. Partita da ricostruire. Ma ci pensa Saviola, signori, che lancia subito Giorni. È nostra, giusto? Oh, ok, meno male. Perché ho detto magari si inventano qualche cosa. David, mamma mia. Allora, stiamo giocando troppo in scioltezza, signori. Con troppa tranquillità. Questa cosa non va bene. Con troppa tranquillità e troppa superiorità, soprattutto. Siamo scesi in campo con troppa superiorità. E questa cosa non va mai bene, signori. Perché quando sei troppo sicuro di te stesso, ti arrivano le pedate in faccia. Ed è quello che sta succedendo, Saviola, però. Recupera il pallone. Mannaggia, non mi è riuscito il movimento. Grandissimo Davids che rilancia Saviola. Attenzione al contropiede. Attenzione al contropiede della Roma. Attenzione al contropiede della Roma. Lanciato Arri. Non era fattibile. Signori, non possiamo pareggiare contro il Dortmund e dare speranza al Lazio e Bayern di Monaco. È giusto. Dobbiamo ammazzare il campionato, signori. Dobbiamo ammazzare il campionato, Ivanov. Grande Ivanov, si riscatta. Dopo quella papera terribile, Ivanov si è riscattato. Oddio, ha fatto una parata in due tempi, quindi parliamone. Grandissimo il lancio per Babangida. Niente, quando scendi in campo che sei troppo sicuro di te stesso, va bene che ancora è il 28esimo, però vorrei evitare di prendere Semau lanciato Giorni. Che la tiene, Giorni, serie di giri, no, porca miseria, come ci è arrivato, mannaggia a lui e a chi non glielo dice pure, Davids, per Harry, che si crea lo spazio, Harry, un gol contro le critiche, un gol contro le critiche, contro chi lo dice che deve essere sostituito e lui trova un gran gol, ancora all'angolino, bucato il portiere. Roma 2, Dortmund 1.
Porca miseria, signori. Porca Saviola, recupera un gran pallone per Stojkovic, che ricerca Saviola, che manda Henry, che però era troppo chiuso. Henry, che vede Cafu, che vede Saviola. No, mi stavo creando lo spazio. Mannaggia a te, Akinandro, dice pure. Davids, Davids, Davids. Buco difensivo completo. Attenzione, pallone aperto. Semao, 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 Semao. Tienilo, 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 Semao. Grandissimo Semao. No, no. Non ci credo, signore. Ma che cazzo di... Non ci posso credere, non ci posso credere. Che cazzarola di gol abbiamo preso, signori, per due errori palesi di Ivanov, signori. Ci stiamo perdendo. E qua dai, è così. Giorni, fai il 3-2. Giorni, fa il 3-2. Doppietta sua, dormita colossale difensiva del Borussia Dortmund. Giorni, si infila come niente. Lì nessuno interviene e lui ha il tempo di buttarla dentro. 3-2 della Roma. Ma stiamo scherzando al 39esimo? Ma stiamo scherzando, signori? Che dobbiamo soffrire così? Ma che cazzarola, veramente? Davids per Babangida. Il Bamba, il Bamba, il Bamba. Che cerca Henry, che cerca Saviola. Che lancia Stojkovic! Mamma mia, che piedi torti che ha Stojkovic, signori. Che piedi torti che ha Stojkovic. Mi fate entrare Totti? Scusatemi. Proprio per farlo giocare, se no, vabbè che qui non smattano come in FIFA. Però dai, diamo anche dei minuti al capitano. Qui, no, non me l'ha fatto entrare, ma sei un bastardo. Forse ho sbagliato a fare la sostituzione, forse non gli ho confermato la sostituzione, va bene. Superfluo, Davi, Saviola, per Henry, che mangia ancora, che lancia ancora il Bamba. Il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba, oggi all'asciutto. Il Bamba oggi all'asciutto, sbaglia il movimento. Stacco di te, grandissimo Davids nel recupero, siamo nel minuto di recupero. Semao, Giorni, scatenato Giorni, scatenato Giorni oggi, signori. Oggi non ce n'è per nessuno. Oggi non ce n'è per nessuno. E niente, niente, niente. Stojkovic non vuole segnare, cazzo. Stojkovic proprio fa di tutto per farsi odiare. Stojkovic non vuole segnare. Ci portiamo a casa 3 punti benedetti. Porca miseria, una partita che avremmo dovuto dominare, l'abbiamo solo 17 tiri a 4, cioè in 17 tiri noi abbiamo fatto 3 gol, loro in 4 tiri hanno fatto 2 gol, vabbè. Intanto questo è Milan ha battuto il Real, l'Inter ha pareggiato contro il Barcellona, il Marsiglia ha perso contro Lazio, che manteniamo però a 3 punti di vantaggio, il Chelsea batte il Leeds, il Leverkusen perde contro il Bayern di Monaco 2-5, ma noi... Frega poco perché manteniamo i punti di vantaggio sia sulla Lazio che sul Bayern di Monaco. E il Torino pareggia col Valencia e il Buenos Aires perde contro il Manchester United 3-0. Giorni, Davids per Henry e Stojkovic per Giorni. Stojkovic ha fatto un assist, ma troppo poco, signori, troppo poco per guadagnarsi ancora più fiducia, ancora più fiducia. Saliamo a 39 punti e va bene così, e va bene così, dai. 39 punti sono un bel gruzzoletto. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gentili e per il supporto. Si avvicina sempre di più la data scudetto, e questo è importantissimo. E noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!